Oggi si è registrata una nuova puntata di Amici che andrà in onda domani pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Il programma è ormai una pietra miliare della nostra televisione, e da anni, oltre a sfornare talenti artistici, crea più di una polemica. Intanto però, i fan del programma di Maria De Filippi continuano a crescere e nella puntata che è stata appena registrata potranno assistere a molte sorprese interessanti. Le eliminazioni di Giacomo, Eva e Arianna. La puntata si apre con il salvataggio di Manuel da parte di Timore e quello di Marco da parte di Veronica. A questo punto inizia un circuito di sfide tra tutti i ballerini rimasti. I primi ad esibirsi sono Mimmi e Mowgli, la commissione decide di salvare proprio Mowgli. Quindi si scontrano Mimmi contro Gianmarco, con quest'ultimo che si aggiudica la vittoria. La sfida successiva è dunque tra Mimmi e Arianna, in questo caso vince Mimmi. Viene quindi decretato che a sfidare Vincenzo sarà Arianna e tutto viene predisposto per la gara tra i due, che viene vinta proprio dal ragazzo. Il pubblico non si mostra indifferente e anzi protesta per la decisione, sulla quale interviene anche Marco schierandosi con Arianna, perché a suo avviso Vincenzo è sostanzialmente già un professionista e non ha più molto da imparare. La vittoria di Vincenzo è però già ufficiale e quindi irreversibile. Arianna è eliminata. Il turbine di emozioni di questa puntata così intensa non è ancora terminato. Infatti Zerbi decide di mandare in sfida Giacomo Eva contro Elvise. Questa sfida costerà la maglia della scuola al ragazzo che perde il confronto e viene così eliminato. Eliminazione di Mimmi. Arrivati a questo punto nella scuola vi è solo una ballerina donna, Mimmi. Ma non è tempo di piangersi addosso, piuttosto di esibirsi, perché inizia la sfida a squadre. Un momento topico di Amici che in questo caso vede confrontarsi i ragazzi alla pari, perché la penalità di meno 2, chiesta dalla professoressa Celentano, viene considerata troppo severa. Inizia quindi il match, che vede lo scontro tra Miguel e Marco. La vittoria viene assegnata a Miguel. La sfida successiva vede da un lato Alberto e dall'altro Casilio, con la vittoria di Alberto. Arriva dunque la sconfitta della squadra di Atene, e quindi ad andare in sfida sarà proprio Mimmi. La giovane ballerina se la vede con Rafael, che avrà la meglio. Mimmi viene quindi eliminata e dovrà lasciare la scuola di Amici 18, che perde anche l'ultima ballerina donna.